Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili sul mondo del calcio. Nel giorno di San Silvestro torniamo indietro con la memoria, un episodio drammatico per il calcio italiano avvenuto proprio nelle giornate che accompagnavano verso il Capodanno, ma che per fortuna ebbe un completo lieto fine. Un malore in campo, come tragicamente se ne sono visti diversi nel corso della storia, in quello che fu uno strano incrocio tra due calciatori legati a doppio filo per tutta la loro carriera. Il dramma di Capodanno di Lionello Manfredonia. Lo chiamavano l'avvocato per gli studi di giurisprudenza, poi davvero terminati con tanto di carriera avviata. L'eloquio forbito e al di sopra degli standard dei calciatori dell'epoca, e lo si è visto poi anche del futuro. Carattere schivo, secondo qualcuno scontroso, secondo altri arrogante, quello di Lionello Manfredonia. Prodotto di un vivaio laziale divenuto florido negli anni 70, capace di vincere lo scudetto Primavera, in una squadra trascinata assieme al gemello Bruno Giordano di Trastevere. Un futuro promettente, in parte rovinato, frenato da scelte sbagliate, prima finendo invischiato nel primo fragoroso scandalo del calcio scommesse, poi ritardando quel passaggio ad una delle grandi del nord, la Juventus, che forse più si confaceva al suo carattere e alle sue ambizioni. Tanto romano, sanguigno e trasteverino appariva Giordano, tanto riservato e teso al professionismo appariva Manfredonia. I due anni di inattività, prima dell'amnistia per la vittoria al mondiale del 1982 degli Azzurri, non arrugginirono ginocchia un senso dell'anticipo che gli permetteva di giostrare sia da libero difensivo che da mediano con indifferente disinvoltura, con il 4 cucito sulla maglia. Definirlo snob è forse ingeneroso, forse calzante. Finì che alla Juve Lionello ci andò davvero e ci andò per vincere. A Roma ci tornò a modo suo, sull'altra sponda cittadina, attirandosi il disprezzo dei vecchi tifosi, ma soprattutto scatenando una spaccatura in curva sud che causò anche parecchi screzi durante le partite. All'improvviso cominciò a spuntare uno striscione con la scritta GAM, gruppo anti-Manfredonia, se ne infischiò, giocando sempre spalle strette e testa alta come aveva sempre fatto. Nel 1989 le ultime battute della carriera sono vicine, quando si arriva al turno di Capodanno in un campionato intenso, con il calcio italiano in un periodo di splendore accecante come testimoniato anche dai risultati dei club nelle coppe europee, e che si avvicinava a grandi falcate verso il mondiale del 1990. All'epoca il calcio sotto le feste non era ad esclusivo appannaggio della Gran Bretagna, il termine Boxing Day era familiare solo oltre Manica. L'anno prima si giocò addirittura il 31 dicembre, tutti in campo e poi di corsa a brindare. Nella stagione 1989-90, l'ultima giornata dell'anno, si disputò il 30 dicembre. Al Dallara il Bologna ospitava la Roma di Gigi Radice. Manfredonia si accasciò in campo nelle primissime battute del primo tempo, inspiegabilmente, senza segnali precedenti di malessere, forse qualche sintomo influenzale lamentato prima del match. Faceva freddo al Dallara e tutti si accorsero immediatamente della gravità della situazione, compreso il gemello Giordano che per un curioso scherzo del destino era in campo con la maglia dei Felsinei e fu il primo ad accorrere vicino a Manfredonia. Il pericolo di vita, ma le condizioni di Lionello Manfredonia permangono gravi all'ospedale maggiore di Bologna, ove è ricoverato nella sala di terapia intensiva. Al suo fianco sono la moglie Carolina e un medico chirurgo che lo veglierà tutta la notte. Manfredonia è rimasto vittima di un infarto che ne ha arrestato il cuore per ben due volte. Al quinto minuto di gioco dell'incontro Bologna-Roma, Manfredonia è intervenuto per neutralizzare l'azione dell'amico ed ex compagno nella Lazio, Bruno Giordano. Poi, senza essere stato toccato da alcuno, si è accasciato al suolo. I compagni lo hanno soccorso e subito hanno compreso quanto grave fosse la situazione. Lionello era esanime, non respirava più. La tomografia assiale computerizzata, subito disposta dal primario professor Daniele Bracchetti, ha escluso lesioni. Permane però lo stato di shock cerebrale, per il quale l'equipe medica si è riservata la prognosi. Nella mattinata Manfredonia sarà sottoposto a nuovi esami. Accanto a lui si sono precipitati il presidente della Roma, Dino Viola, e numerosi giocatori romanisti e bolognesi. Per tutti disputare la partita dopo il malore capitato al compagno è stata una sofferenza. L'evento più drammatico è stato quando è arrivato il pronto soccorso qui in ospedale, perché in quel momento le macchine hanno dimostrato che c'era la fibrillazione ventricolare, cioè
quella aritmia irreversibile che in assenza di defibrillatore si concluse con una drammatica. Si parlò subito di infarto, ma i successivi esami specificarono che si trattava di un arresto cardiaco senza insufficienza circolatoria. Se non ci fosse stato un defibrillatore a disposizione immediatamente, all'epoca una vera e propria rarità, la tragedia avrebbe potuto essere completa. Si svegliò qualche giorno dopo all'ospedale maggiore di Bologna, assistito dalla famiglia e dagli amici di sempre, come Fulvio Collovati, che accorsero al suo capezzale. I telegiornali mostrarono una sua foto dalla stanza d'ospedale, un timido saluto che lasciava presagire il meglio. E così fu, anche se quello fu il suo ultimo capodanno da calciatore, senza ottenere più l'idoneità. Quel cuore che si era fermato così improvvisamente fu un monito impossibile da ignorare, e quello di Manfredonia fu il primo caso in cui ci si interrogò sul serio sulla sicurezza dei calciatori in caso di malore, accorgendosi che in caso di intervento pronto e rapido gli esiti potevano anche non essere fatali, come avvenne ad esempio nel caso della tragedia di Renato Curi. Ma nonostante gli esami, la causa che costò lo stop al cuore di Lionello non venne mai accertata. Restarono la carriera da avvocato e procuratore, la famiglia, la vita, cioè tutto quando si corre un rischio così, come lui stesso ha raccontato nelle tante interviste rilasciate su quel terribile pomeriggio. Ebbi un arresto cardiaco dovuto forse alla temperatura molto fredda di quella giornata e allo stress che avevo dentro. Era morta mia madre da poco, si giocava a Bologna-Roma, ho esordito contro il Bologna all'Olimpico con la Lazio e ho finito a Bologna con la maglia della Roma. Ho somatizzato la morte di mia madre, per me fu una tragedia inaspettata, ma dopo ho fatto tutti gli esami e non è emerso nulla, ero perfettamente sano, ho avuto uno svenimento, sono stato giorni in coma in ospedale, quando mi sono risvegliato la mia vita era cambiata completamente, poi mi sono ricreato un'altra professione. Lionello Manfredonia, prima cosa, come stai, come ti senti in questo periodo? Mi sento molto bene, ho fatto diversi esami, sono andati tutti bene, quindi mi auguro di tornare al più presto. E il tuo immediato futuro, proprio nei prossimi giorni, cosa prevede? Ma prevede un altro periodo così di sosta, poi alcuni esami a Bologna e poi questo consulto dei medici per stabilire un po' il mio futuro. Tu ci speri concretamente in un ritorno sui campi? Ma, sicuramente sì, anche perché se tutte le analisi, tutti gli esami andranno bene non vedo il motivo per cui non debba rigiocare. Anche perché la Roma ha dimostrato di aver bisogno di te in questo periodo, no? Ma a parte la Roma, anch'io ho bisogno del calcio perché è la mia vita, quindi auguriamoci insomma che tutto finisca bene. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!